Ho fatto partire la registrazione e vi saluto. Innanzitutto, abbiamo iniziato a presentare questo ciclo di quattro lezioni di Birdwatching Basic, che, come sapete, avverranno in 4 venerdì consecutivi, questo e altri 3, 16 febbraio, 23 febbraio, 1 marzo e infine l'8 marzo. Il primo sarà dedicato agli uccelli di pianura di campagna, poi avremo la lezione sugli uccelli delle città da parte di Luca Bonomelli. Il 1 marzo avremo la lezione tenuta da Riccardo Alba su gli uccelli di montagna e infine l'ultima lezione sarà dedicata agli uccelli di palude di mare, comunque gli uccelli acquatici. Che è tenuta da Enrico Castellucci. Ringrazio tutti e quattro i relatori perché si sono resi disponibili gratuitamente per fare queste lezioni, in quanto, come sapete, l'associazione Bienni Italia vuole promuovere il birdwatching e per questo crediamo molto, non soltanto nell'educazione, ma crediamo nei giovani. E queste quattro lezioni, come vedrete, sono tenute da quattro giovani che fanno attività differenti, studiano scienze naturali, alcuni hanno completato il loro percorso, ma sono soprattutto dei birdwatchers. Sappiamo che gli uccelli sono dei soggetti molto interessanti, perché sono belli. Nel mondo animale gli uccelli cantano, hanno dei comportamenti molto interessanti e soprattutto sono presenti in quasi tutti gli ambienti, per cui rispetto ad altri animali, come ad esempio i mammiferi, gli uccelli sono sempre visibili in tutti gli ambienti, ma soprattutto nelle fasce orarie in cui un osservatore umano più facilmente può vederli, mentre ad esempio i mammiferi sono, come sapete, principalmente notturni, non tutti, ma ovviamente gran parte dei mammiferi preferisce una vita notturna. Gli uccelli, a parte gli uccelli notturni, la stragrande maggioranza degli uccelli ha dei comportamenti che si svolgono durante il giorno, pertanto sono sicuramente un soggetto interessante per un osservatore umano. Adesso volevo passare a spiegare che cos'è il birdwatching. Il birdwatching, come tutti sapete, deriva da questo termine anglosassone che significa osservazione degli uccelli. Osservazione che può avvenire per motivi di studio, oppure perché, come vi ho detto prima, gli uccelli sono comunque degli animali molto interessanti e molto belli, quindi vengono osservati per piacere. Il birdwatcher che cosa ha bisogno esattamente? In realtà avrebbe bisogno di soltanto due strumenti. Uno è ovviamente il binocolo, perché senza un binocolo non possiamo osservare facilmente i volatili, perché la distanza di fuga, soprattutto in Italia, è elevata. In secondo luogo, perché l'uccello non ha nessuna intenzione di avvicinarsi se non per motivi particolari al genere umano, pertanto il binocolo ci serve per annullare questa distanza. L'altro strumento è rappresentato dalla guida. Vi sono decine di guide, non siamo più negli anni Ottanta in cui esisteva il famoso Peterson, ci sono delle guide che sono state tradotte dall'inglese, guide a disegni, guide fotografiche. Magari su questo aspetto farò una breve introduzione la prossima volta. Andiamo questa volta a parlare di binocoli. Queste due immagini vi illustrano brevemente che tipo di binocoli uno può trovare in commercio. Possono essere dei binocoli, come vedete in alto nei nostri giovani birders, dei binocoli moderni o dei binocoli funzionali, ma come tecnologia
un po' più datati come quello in basso. Dal punto di vista strettamente tecnologico, il binocolo fatto in questa maniera, come vedete a sinistra, viene chiamato prismi di Porro. Invece il modello sicuramente più moderno si chiama binocolo a tetto. Non andiamo nel dettaglio per capire come l'immagine venga ad essere ingrandita, ma quello che vi volevo dire per quanto riguarda la scelta dei binocoli, poi lascio la palla a Emanuele, è che i parametri più importanti sono questi che normalmente sono indicati al centro del binocolo, due numeri. Il primo numero è rappresentato dall'ingrandimento, il secondo numero è rappresentato invece dal diametro della lente frontale. Ovviamente, quanto più è grande la lente frontale, più luce entra nello strumento, però la lente frontale pesa. Quindi, mentre nei binocoli a prisma, quelli che erano in voga a prisma di Porro, quelli che erano in voga negli anni 80-90, la lente frontale aveva una funzione importante per permettere che la visibilità e la luminosità del binocolo fosse grande. Attualmente ci sono dei materiali ben diversi, per cui si può ridurre la dimensione della lente frontale anche a diametri che attualmente sono anche molto bassi, impensabili un tempo. Ad esempio, ci sono dei binocoli che hanno 25 di diametro. Normalmente i binocoli che posso consigliare sono binocoli che hanno come lente frontale da 30 a 42. E l'ingrandimento. L'ingrandimento dipende da quello che voi preferite. Gli ingrandimenti più usati sono un 8x, un 10x. Ovviamente un 8x ingrandirà leggermente di meno rispetto a un 10x, l'occhio si stanca di meno, però ovviamente quel 2x in meno può, per lunghe distanze, può essere importante per osservare uccelli, ad esempio come passeriformi, che sono particolarmente ostici. L'altra cosa, ma si entra poi negli aspetti più specifici, è la minima distanza di messa a fuoco, perché ovviamente se un passeriforme o un soggetto è molto vicino all'osservatore, è importante avere una minima distanza di messa a fuoco. Normalmente un buon binocolo ha una messa a fuoco inferiore ai 3 metri, alcuni anche meno. E con questo volevo concludere questa piccola introduzione sugli strumenti per fare birdwatching. Sulle guide parlerò probabilmente la prossima volta. Lascio adesso la parola a Emanuele che vi parlerà degli uccelli delle zone aperte, campagne e pianura. Vedete il mio schermo? Sì, Sì, grazie. ok. Allora, voglio mandare giusta barra. Scusate. Si riesce a mandare giù. Perché prima sono riuscito, ora no, scusate. Vabbè, allora. Bene, allora, buonasera a tutti. Stasera appunto vi parlerò della avifauna di pianura. E niente, perché la pianura? Allora, se va avanti. Ok, perfetto. Allora, perché parliamo della pianura? Perché, come potete vedere da questo grafichetto, la pianura compone una parte importante del territorio italiano. E quasi il 25%, quindi stiamo parlando praticamente quasi di un quarto del territorio italiano. E per quanto riguarda la pianura,
Diciamo che il 70% di questo territorio è composto dalla pianura padana. E come dicevo prima ad alcuni di voi, proprio per questo motivo, diciamo, la presentazione di stasera si incentrerà più che altro sulla avifauna che è possibile incontrare in questo territorio, appunto, della pianura padana. Qual è il paesaggio della pianura? Se pensiamo alla pianura padana, per esempio, abbiamo tutti questi suoli di origine alluvionale che vengono sfruttati per diversi scopi: urbanizzazione, coltivazione ed allevamento. Quindi tutte queste attività antropiche, soprattutto l'agricoltura intensiva, dominano il paesaggio. E questo cosa causa, ovviamente? Causa un'ampia perdita di habitat naturale. E dovete sapere che la perdita di habitat è una delle principali, se non la più importante, causa di perdita di biodiversità. Quindi partiamo, diciamo, da un contesto che è già svantaggiato in partenza, impoverito di biodiversità rispetto ad altri habitat, possono essere per esempio le foreste in montagna. Per quanto riguarda la vegetazione, che cosa troviamo in pianura? Giusto per fare un breve inquadramento. Più che altro gli ambienti naturali principali sono tutti quei boschi di pareali igrofili, quindi tutti quei boschi che si trovano per esempio lungo i fiumi, come il fiume Po, che sono infestati da piante aliene. Chi vive in pianura padana sicuramente conoscerà le piante come Amorfa frutticosa, Sicius angulatus, eccetera, e tutti i piopi ibridi come il pioppo canadese. E la vegetazione autoctona c'è ed è composta principalmente da questi alberi, che sono il pioppo nero, il pioppo bianco, salici, ontani. Però comunque è un contesto dominato da specie esotiche, specie aliene. E la distribuzione di quella poca vegetazione che c'è è a pecis, quindi a macchie, è discontinua perché è interrotta dai campi, dalle città, quindi dall'attività antropica. E la gestione di quella poca vegetazione che c'è è selvaggia, ma in senso negativo, perché vengono piantati, per esempio, se io penso al fiume Po, tutti questi filari appioppeti che non possono essere una vegetazione naturale per diversi motivi, perché manca un sottobosco, perché ci sono solo pioppi che sono spesso ibridi o appunto canadesi. Questi pioppi poi non sono mischiati ad altri alberi autoctoni, come appunto i salici, gli ontani, e sono, se ci badate, vengono tutti messi in maniera molto simmetrica. Quindi questo rispecchia poco quella che è una situazione naturale. Voi non vedete gli alberi messi in maniera simmetrica in un bosco naturale. Per non parlare poi di questi sfalci selvaggi che vengono fatti lungo i canali, con i diserbanti anche. Viene distrutta tutta la vegetazione naturale lungo i canali, che in realtà è un riparo per diverse specie della fauna. Oppure pensiamo a tutte quelle potature disumane che vengono fatte agli alberi, senza alcun criterio, sottraendo un habitat essenziale, per esempio, per tutti quegli uccelli che nidificano sugli alberi. Pensiamo anche agli aironi che costruiscono i loro nidi, che vanno a formare poi le cosiddette garzaie, quindi un insieme di nidi di aironi, proprio sugli alberi. Quindi, nonostante questo contesto angosciante, a dir poco, ci sono dei posti in cui però è possibile fare birdwatching, incredibilmente, nonostante la mano dell'uomo. Pensiamo alle zone umide, ad acque sia lentiche che lotiche, vuol dire sia acque ferme che acque correnti. Pensiamo al Po, ai laghi prealpini, alle cave, ai bodri, alle langhe. Alcuni esempi sono, forse qualcuno di voi li conosce, questi esempi sono l'oasi di Putorrile in provincia di Parma, il lago di Garda, il delta del Po, il mitico delta del Po, una delle aree più importanti per il birdwatching in Italia, le torbiere di Iseo in provincia di Brescia o le torbiere di Marcheria in provincia di Mantova. Oppure basta andare anche in tutti quei boschi di pareale di cui vi parlavo prima o in quei piccoli residui di antichi boschi planiziali, dei vecchi querceti che c'erano un tempo. Oppure anche incredibilmente dei posti molto urbanizzati come le discariche, come ad esempio la discarica di Cremona, sono dei posti interessanti in cui andare a fare birdwatching. O persino le stesse città, di cui vi parlerà poi Luca Bonomelli prossimamente. Oppure semplicemente, tolgo sta barra, se riesco a spostarla qua, ecco, oppure semplicemente in mezzo ai campi. Quello di cui vorrei parlare stasera è proprio questo. Prendo, se non so, a Mantova, a Cremona, piuttosto che a Brescia, prendo la mia macchina, esco dalla città e vado in mezzo ai campi. Che cosa vedo se faccio ciò? Sicuramente i gruppi di uccelli più facili da vedere sono aironi, cicogne e affini. Chi non ha mai visto un airone cenerino, per esempio, in mezzo a un campo?
Infatti, tra queste specie abbiamo proprio l'airone cenerino e l'airone bianco maggiore. Sono uccelli di grandi dimensioni, circa 90 centimetri di lunghezza, e si distinguono molto facilmente. I loro stessi nomi ne spiegano le caratteristiche. L'airone cenerino è completamente grigio, praticamente, ha questa colorazione prettamente grigiastra, mentre l'airone bianco maggiore è completamente bianco. Qui li vediamo in ambienti acquatici, ma è assolutamente possibile vederli anche in mezzo ai campi. Questa è una situazione tipica che si può vedere in pianura, che abbiamo tutti questi aironi che magari o si riposano o sono a caccia di piccoli animali, topi piuttosto che lucertole, che magari si muovono in mezzo all'erba alta. Qua abbiamo addirittura all'interno di un cassonetto della spazzatura, appunto un airone cenerino più un gabbiano reale, e quest'altra specie di airone, che è l'airone guardaboi. Se vedete, questo airone non rispecchia il tipico immaginario, la tipica figura, diciamo, dell'airone che abbiamo nel nostro immaginario, no? Quando si pensa a un airone, pensiamo a un animale grande, slanciato, con le zampe lunghe e il collo lungo. L'airone guardaboi non rispecchia, diciamo, questo ideale. Infatti, se vedete, l'airone guardaboi è un animale piccolo, piuttosto tozzo, con il collo più corto rispetto a un airone cenerino o un airone bianco maggiore. E attenzione che si dice airone guardaboi, non si dice airone guardia buoi, perché di solito mi è capitato di vedere questa cosa abbastanza frequentemente. Il nome corretto è Airone Guardaboi. Ma perché si chiama Guardaboi? Beh, questa foto direi che è esauriente. Basta pensare a un qualsiasi documentario in cui fanno vedere in Africa i bufali o anche le nostre normalissime vacche con sopra gli Aironi Guardaboi, che diciamo accompagnano appunto questi ungulati. Per questo motivo vengono chiamati guardaboi, sembra che stiano facendo la guardia appunto a questi animali. Ma perché li accompagnano? Perché molto semplicemente si nutrono dei parassiti che infestano questi mammiferi. Quindi con il loro becco vanno proprio a pizzicare, a cercare le mosche e tutti quegli altri insetti che infestano appunto questi grandi animali. L'airone guardaboi ha una colorazione in generale bianca. Però in abito nuziale gli adulti si tingono di queste macchie arancioni, abbastanza evidenti, a mio avviso, diciamo, molto belle, molto appariscenti. E una caratteristica importante dell'airone guardaboi è che è un uccello gregario. Lo si vede in gruppi molto numerosi che di solito stanno nei campi a cercare animaletti oppure seguono i trattori. Questa è una scena tipica, se penso alla pianura padana, in cui proprio abbiamo dei guardaboi che seguono questi trattori che stanno arando. Ma questo perché avviene? Questo avviene perché i trattori arando ribaltano la terra e sotto la terra noi abbiamo diversi animaletti, insetti, lombrichi, invertebrati, e quindi ribaltando la terra rendono più facile l'accesso a questo cibo da parte degli animali. Quindi praticamente un trattore che passa su un campo, lascia dietro di sé, se vogliamo, cibo fresco, cibo gratis. Per questo motivo gli aironi seguono appunto gli aratri, proprio per approfittare della disponibilità immediata di questo cibo. L'airone guardaboi poi è molto simile a un altro airone, che è la garzetta. Qui li vediamo insieme. A sinistra abbiamo l'airone guardaboi e a destra abbiamo la garzetta. Siccome io vorrei che questa presentazione fosse comunque interattiva, vorrei che qualcuno di voi mi dicesse le differenze, proprio confrontando questi due animali, quali sono le differenze ad occhio. Qualcuno vuole provare ad esporsi? Tanto non frusto nessuno, non valuto nessuno, potete anche sbagliare, siamo qua per imparare. Colore del becco, ad esempio. Giusto, esatto, il colore del becco, che nella garzetta è scuro, nero, mentre nell'airone guardaboi è chiaro, arancione. Qualcun altro? Le zampe molto più lunghe. Le zampe, ok.
Il colore delle zampe, credo, più che Sì, altro. anche il colore delle zampe. Infatti, aspettate che tiro via sto robo, non riesco a sbarazzarmene. Il colore delle zampe è diverso perché il guardaboi ha le zampe che sono completamente nere, mentre la garzetta ha i piedi gialli. Questa è un'altra caratteristica importante. Poi le dimensioni della garzetta sono leggermente superiori al guardaboi, però queste non sono facilmente valutabili quando vedete gli animali da soli. Poi un'altra caratteristica è che l'airone guardaboi appunto ha le macchie arancioni in abito nuziale. Però comunque quelle caratteristiche che avete detto sono le principali. Ottimo. Poi volevo confrontare la garzetta con l'airone bianco maggiore, che di solito questo manda in confusione qualsiasi neofita. La differenza è chiara. La garzetta è un tappo, è un soldo di cacio, mentre l'airone bianco maggiore è un gigante. E poi un'altra differenza è il colore del becco, che è appunto arancio nell'airone bianco maggiore, mentre la garzetta ha il becco nero. E poi il colore delle zampe è nero nell'airone bianco maggiore, mentre la garzetta, come vi ho detto prima, ha i piedi gialli. Poi, togliere questo coso, vabbè. Passiamo adesso alle cicogne. Le due specie che nidificano in Italia sono la cicogna bianca e la cicogna nera. Eccole qua a confronto. Le differenze sono evidenti. E dite grazie, una è bianca e l'altra è nera. Così è facile, no? Però quando sono in volo, magari e sono distanti, dovete vederli con il binocolo, diventa più difficile. Quindi vi voglio dare qualche consiglio. Se vedete, per esempio, sia la cicogna nera che la cicogna bianca, sotto, nelle parti inferiori del corpo, sono entrambe bianche. Però la cicogna nera ha la parte superiore delle ali che è nera, mentre nella cicogna bianca, appunto, è bianca. Ma la caratteristica principale, secondo me, che dovete guardare è il collo. Il collo nella cicogna nera è completamente nero e se vedete c'è anche un bavaglio nero, caratteristiche che mancano invece nella cicogna bianca. E poi vorrei risolvere anche questo dubbio, no? Perché la gente spesso confonde gli aironi con le cicogne. E qua li abbiamo insieme, abbiamo l'airone cenerino insieme alle cicogne bianche. E qualcuno vuole provare a dirmi le differenze? Qualche volontario temerario, su. Il colore del cenerino è comunque molto più grigio, molto più uniforme, non c'è questo bianco nero della cicogna bianca. Esattamente. Questo vi permette anche proprio di riconoscerli a distanza. Poi altre caratteristiche sono che, per esempio, la cicogna bianca è un po' più grande del cenerino e poi soprattutto il becco. Il becco nell'airone cenerino è giallastro, mentre nella cicogna bianca è completamente rosso. Questo vi aiuta tantissimo. E poi un'altra caratteristica invece importante riguarda il volo, perché le cicogne volano con il collo completamente disteso. Mentre gli aironi cenerini, o comunque in generale gli aironi, hanno il collo che è piegato ad esse. Attenzione però che occasionalmente gli aironi possono allungare il collo mentre volano. Quindi non utilizzate solo questo carattere per distinguerli, ecco. Però se vedete un animale piegato con il collo ad esse, è certamente un airone. Mentre se il collo è disteso, comunque non date per scontato che sia una cicogna, ecco. Poi, questa immagine è di una cicogna alla discarica di Cremona e volevo farvi riflettere su una cosa. Cosa notate di interessante su questa cicogna, a parte il fatto che sta mangiando plastica e si sta praticamente danneggiando l'apparato digerente? Inanellata. Esattamente, ha degli anelli sulle zampe. La tecnica dell'inanellamento è proprio una tecnica di marcaggio degli animali che serve per monitorarli, per monitorarne gli spostamenti. Infatti, infatti, gli animali vengono dotati di questi anelli che hanno un codice che può essere formato da lettere più numeri, solo lettere più numeri, ma quello che importa è che questo codice è univoco.
Pensate per esempio ai numeri di matricola che vengono assegnati agli studenti universitari. Quel codice corrisponderà soltanto, non so, il codice 502A corrisponderà per forza a Emanuele Crepè, non potrà corrispondere, non so, a Luciano Ruggeri, perché Luciano Ruggeri avrà un altro codice. Sono dei codici univoci. E quindi questi animali vengono inanellati spesso al nido e vengono poi rivisti magari in altre nazioni da altre persone, le quali comunicano questi avvistamenti. Ed è possibile poi monitorare le migrazioni di questi animali. Alla discarica di Cremona è possibile vedere diverse cicogne inanellate. Per esempio, questa proviene dalla Slovenia. Quest'altra invece proviene dalla Svezia. Questa proviene dalla Germania. E questa è stata inanellata a Fagagna in Italia. Quindi vedete, perché poi dal codice ci sono dei siti apposta in cui è possibile vedere poi da dove derivano questi animali. Uno legge il codice, il colore dell'anello e poi da queste informazioni riesce a capire da dove provengono. Il dato poi può essere trasmesso a Ispra e Ispra restituisce la storia di questo animale perché contatta gli inanellatori, sia quelli italiani che quelli stranieri in caso appunto di animali stranieri. Quindi quando vedete magari una cicogna in giro, in un campo, io consiglio di controllare se hanno un anello perché non è raro trovare cicogne inanellate ed è molto stimolante secondo me, anche proprio per conoscere le storie di questi animali, perché una volta che vi danno le storie potete sapere addirittura dove sono nati, quanti anni hanno e che movimenti hanno fatto. Mi faccio un po' di pubblicità in questo piccolo articoletto che ho fatto per la rivista Pianura. Parlo un po' di cicogne inanellate e riporto anche una mappa di una cicogna tedesca inanellata che ho osservato alla discarica di Cremona e come vedete ha fatto degli spostamenti pazzeschi dalla Germania, è arrivata fino in Sicilia, poi è salita di nuovo in Liguria ed è tornata in Nord Italia arrivando anche alla discarica di Cremona. Quindi vedete che questi dati sono molto importanti per monitorare gli spostamenti degli animali. Poi vediamo se... Un altro animale interessante, ma in senso negativo, è l'ibis sacro. Tra poco vi spiegherò anche il perché di questo. Come vedete, l'ibis sacro è un animale abbastanza caratteristico, perché ha questa testa nuda, nera, con questo becco ricurvo, appunto il tipico becco di un ibis. E si riconosce proprio perché, per questa colorazione bianco e nera, abbastanza appunto contrastata. Quindi la testa nera e anche le ultime penne, diciamo le penne della coda, hanno appunto questa colorazione nera. Come dimensioni, l'ibis sacro è un po' più grande di un airone guardaboi, ma è più piccolo di un airone cinerino. Ed è facile vederli oramai in pianura, soprattutto nel nord Italia, proprio in grandi gruppi, quindi sono degli animali gregari. L'ibis sacro è una specie aliena. Che cosa vuol dire questo? Le specie aliene invasive sono specie trasferite dall'uomo al di fuori del loro areale naturale, cioè quell'area geografica entro la quale è distribuita una specie in maniera deliberata, quindi volontaria o accidentale. Quindi l'ibis sacro non è una specie nostrana, autoctona dell'Italia, è una specie aliena o alloctona, che non proviene da Marte, perché le specie aliene non provengono da altri pianeti, ma provengono da altre zone geografiche. Per esempio, l'ibis sacro è un animale prettamente africano. Basta pensare alle divinità egizie, no? Che rappresentavano, cioè che venivano rappresentate con la testa di ibis. Infatti, l'ibis sacro si chiama ibis sacro proprio perché era sacro alle popolazioni africane antiche, come appunto gli egizi. L'ibis sacro attualmente viene monitorato dall'ISPRA e se volete c'è questo articolo molto interessante che fa proprio un sunto di quella che è la situazione di questa specie in Italia. Questa specie si può vedere che proprio ha cominciato a nidificare in Italia proprio nel 1989 in Piemonte e poi ha cominciato a espandersi nel nord Italia, e quindi si trova principalmente nel nord Italia e attualmente è arrivato appunto anche nel centro Italia, è arrivato anche appunto vedete, in Toscana, nel Lazio, in Sardegna. E sta arrivando in Sud Italia, tra l'altro qualche settimana fa mi è stato detto che sono stati visti degli ibis sacri persino in Puglia, quindi è una specie assolutamente in espansione. E diciamo che appunto l'ISPRA sta monitorando questi spostamenti attraverso dei progetti di inanellamento, proprio per vedere come queste specie si muovono, come si spostano.
Quindi, anche per libri sacri, suggerisco vivamente di controllare se sono presenti degli anelli. Questi anelli sono stati messi nelle colonie proprio a dei pulcini, proprio per monitorarne gli spostamenti, e vengono principalmente dal Piemonte e dal Delta del Po. Ah, poi un'altra cosa che vi voglio far vedere. Allora, questa barra non riuscirò mai a sbarazzarmene. Allora, perché vi parlo di una specie aliena? Nel senso, uno può dire una specie aliena, ok, è una specie comunque in più, che bello, abbiamo un animale in più in Italia. Non è proprio così. Ci sono altre specie aliene in Italia, oltre all'ibis sacro. Pensate per esempio alla nutria, o al siluro, o allo scoiattolo grigio. Sono tutte specie che turbano gli ecosistemi naturali. Perché per esempio le nutrie distruggono la vegetazione autoctona, proprio perché si mettono a distruggere i canali, per esempio, con le loro tane, fanno anche danni economici all'uomo, oppure pensiamo allo scoiattolo grigio, che sta soppiantando completamente lo scoiattolo rosso, per competizione diretta o per anche la trasmissione di malattie, un po' come abbiamo fatto noi con i pelle rossa. Abbiamo trasmesso loro delle malattie che non conoscevano, a cui noi eravamo abituati, mentre i pelle rossa no. È lo stesso discorso. Mentre per l'ibis sacro gli impatti non sono così tanto ben studiati. Si sa che sono comunque degli animali opportunistici che consumano un range ampio di invertebrati e vertebrati, particolarmente gli anfibi. E gli anfibi sono tra i gruppi più minacciati di animali, però occasionalmente possono anche nutrirsi di specie autoctone di uccelli. E tra l'altro gli ibis competono comunque per nidificazione o competizione trofica con gli aironi, perché comunque hanno abitudini molto simili. Però questi impatti non sono mai stati studiati, diciamo, in maniera, diciamo, estensiva, quantitativa, ecco. E sarebbe una cosa da fare, perché di solito le specie aliene, non sempre, però in molti casi, portano danni che non sono immediatamente visibili, e quando ce ne rendiamo conto è già troppo tardi per contenerle. Poi un altro gruppo interessante è sicuramente quello dei laridi, che sono appunto i gabbiani. Ok, perché non riesco a toglierlo più questo? Scusate. Alleluia. Allora, dicevo, i gabbiani. Di solito noi i gabbiani li associamo ad ambienti acquatici, no? Pensiamo al mare, ma in realtà i gabbiani si trovano in tantissimi ambienti. Li troviamo lungo i fiumi, lungo i canali, anche nelle città. Pensate ai gabbiani che nidificano, per esempio, a Roma, nel centro di Roma, o ai gabbiani che nidificano a Venezia, ma anche negli ambienti di campagna, come potete vedere in queste foto. Abbiamo grandi stormi di gabbiani che si trovano appunto nei campi, e anch'essi, proprio come fanno gli aironi guardaboi, seguono i trattori per lo stesso motivo. Sono degli animali molto opportunisti che possono nutrirsi praticamente di qualsiasi cosa. Infatti, li vediamo anche nelle discariche, per esempio. Tra le specie più comuni c'è il gabbiano comune, Cricocephalus ridibundus. È diciamo, un uccello di dimensioni comparabili più o meno a quelle di un piccione, e si riconosce innanzitutto per la colorazione biancastra, con le ali grigie, ma soprattutto per la presenza di questo puntino nero dietro l'occhio, che è proprio un carattere diagnostico per questa specie. E un'altra caratteristica è la colorazione del becco e delle zampe, colorazione rossa. Ma attenzione, noi possiamo vedere il gabbiano comune in questa condizione, con il pallino nero dietro l'occhio, ma questo inizio gennaio si trasforma man mano, andando verso febbraio, in questa situazione. Quindi il pallino nero diventa un intero cappuccio nero, perché il gabbiano comune a febbraio mette quello che è l'abito nuziale, l'abito riproduttivo, un abito che serve, diciamo, per il riconoscimento tra i partner, o comunque per l'attrazione tra i diversi sessi. E noi possiamo già vederli, i gabbiani comuni, a febbraio, già adesso si vedono in giro con questo cappuccio nero. Qua vediamo appunto dei gabbiani comuni. Uno, vediamo che ha le zampe rosse, questo però ha le zampe arancioni.
il becco arancione. Infatti, i giovani, gli esemplari giovani, di solito appunto al loro primo inverno di vita, hanno una colorazione un po' di diversa proprio delle zampe e del becco, che sono arancioni e non rossi, e poi alcune piume marroni, che indicano appunto immaturità. Però come dimensioni vediamo che i gabbiani comuni più o meno sono delle dimensioni di un piccione, più o meno. Poi c'è il gabbiano reale. Il gabbiano reale si riconosce per questa colorazione bianca con le ali grigie, ma soprattutto per le zampe e il becco, che sono arancioni, e nello specifico il becco ha questa macchia rossa sulla mandibola inferiore, che viene utilizzata dai pulcini per essere nutriti, perché il pulcino usa questa macchia rossa come stimolo per chiedere il cibo al genitore. Praticamente il pulcino becchetta quella macchietta rossa per stimolare il genitore a rilasciare il cibo. A vomitare letteralmente il cibo nella bocca del pulcino. Lo so, fa schifo, ma la natura è così. I giovani invece hanno una colorazione praticamente marrone, cioè fanno schifo in confronto all'adulto, e hanno il becco nero e le zampe rosa. Quindi, se vedete questi due gabbiani, mi raccomando, non sono due specie diverse, ma è la stessa specie e l'età che è diversa. Quindi a sinistra è un adulto, a destra è un giovane. Come dimensioni vediamo che il gabbiano reale è ben più grande di un piccione, quindi questo aiuta tantissimo a distinguerlo dal gabbiano comune. Già le dimensioni sono indicative. Il gabbiano reale, non sorprendetevi perché sta mangiando un piccione, ma il gabbiano reale mangia veramente di tutto. Quello che capita è potenzialmente cibo. Non so se avete anche visto magari quei video dei gabbiani, che non sono reali in quel caso, ma sono reali nordici, però più o meno siamo lì, che rubano il cibo dalle mani delle persone. Nel nord Europa, ecco. Quindi i gabbiani non si fanno scrupolo su niente dal punto di vista trofico, quindi della nutrizione. Poi tra i gabbiani ci tengo a segnalarvi questo, poi il resto lo lascerò invece a chi si occuperà delle zone umide, mi sembra Enrico Castellucci, e lo zafferano. Lo zafferano lo vediamo qui, è il gabbiano che sta al centro dei tre. Abbiamo quindi sopra il gabbiano comune, al centro lo zafferano, e in basso il gabbiano reale. Vediamo proprio le differenze. Il gabbiano comune è più piccolo dello zafferano e del gabbiano reale. Vediamo che il gabbiano comune ha il becco e le zampe rosse, il gabbiano reale ha il becco giallo con questa punta rossa e le zampe gialle. Lo zafferano assomiglia molto al gabbiano reale, ma la caratteristica principale che li differenzia, secondo voi, qual è, vedendoli così? Le penne più scure. Esattamente, le ali dello zafferano sono più scure, sono di un grigio molto scuro, a volte anche proprio nero. Questa è la caratteristica principale, sono facilmente individuabili i zafferani negli adulti, negli stormi di gabbiani. Questo proprio vi aiuta. Una specie che si trova poi da noi principalmente d'inverno, mentre il gabbiano reale e il gabbiano comune si trovano più o meno durante tutto l'anno. Il gabbiano comune si trova in Italia, poi con consistenze numeriche maggiori, soprattutto d'inverno, però è possibile vederlo anche in altri periodi dell'anno in Italia. Lo zafferano è quasi esclusivamente invernale, invece. Ok. I gabbiani però non li vediamo sempre in condizioni ottime come la foto precedente. Li possiamo vedere anche in queste condizioni orrende, tipicamente in inverno, lontani, in mezzo a un campo, con la nebbia. E qua può diventare più difficile riuscire a riconoscerli. Qua vediamo proprio lo zafferano, che comunque contrasta nel piumaggio molto di più rispetto al gabbiano reale. E vediamo anche le dimensioni maggiori dello zafferano e del gabbiano reale rispetto ai gabbiani comuni qua. Poi qua ci sono anche dei gabbiani reali giovani, vedete, sono completamente marroni. Con un po' di esperienza è facile riuscire a distinguere queste tre specie. Poi abbiamo questi animali invece che sono imparentati con i gabbiani, però non sono gabbiani, non appartengono, diciamo, anch'essi allo stesso ordine che quello dei caladriformi. Nello specifico abbiamo il piviere dorato, che ha una colorazione brunastra, dorata proprio, da qui il nome, con le parti inferiori che sono biancastre, e si associa spesso a un altro animale che è la pavoncella.
Pavoncella si riconosce per la presenza di un ciuffo ben evidente. Le parti superiori sono verde scuro, barra nere, con riflessi iridescenti. Le parti inferiori sono bianche, con un caratteristico bavaglio nero sul collo, che, vedete, manca nel viviere dorato. Il richiamo è abbastanza inconfondibile, vi ho lasciato poi nella presentazione il link per poter appunto ascoltarlo. E poi una caratteristica importante per quando si vedono questi animali in volo sono le ali, che hanno questo margine tondo e il volo che è molto sfarfallante. Qui li vediamo in un ambiente tipico, in mezzo a un campo, che cercano invertebrati, in mezzo alla terra, in mezzo all'erba, e vediamo appunto diverse pavoncelle, vedete, con il bavaglio nero, le parti bianche, inferiori, e i piedi dorati, che invece sopra appunto sono marroncini barra dorati, e sotto hanno sempre anche loro le parti bianche. E poi qua c'è un piccolo intruso che è il gabbiano comune. Quindi come dimensioni questi uccelli più o meno sono appunto come il gabbiano comune. E poi questi sono in volo. Vedete le differenze principali? La pavoncella ha proprio il margine dell'ala che è tondeggiante, con questa parte nera molto evidente. E vedete poi anche il bavaglio che manca nel pipiere dorato. Il pipiere dorato non ha quel bavaglio nero tipico. Vedete che è marrone e poi sotto è bianco. E la parte superiore dell'ala presenta nel pipiere dorato questa striscia bianca che è abbastanza caratteristica, che se vedete manca nella pavoncella. Con un po' di pratica è abbastanza facile riuscire poi a distinguerli. E poi qua c'è anche uno storno, vedo, che però ve ne parlerà, penso, Luca, poi nella parte sulla avifauna urbana. Qua vi ho lasciato qualche richiamo di questi animali. Il bill cluttering sostanzialmente viene fatto dalle cicogne come richiamo territoriale o richiamo nuziale. Non so se avete mai visto quei video in cui fanno vedere le cicogne che sbattono il becco, quindi sbattono le due parti del becco, creando questo suono abbastanza caratteristico. Poi abbiamo il fagiano e la quaglia, che sono animali molto noti, penso, nell'immaginario. Il fagiano è una specie che viene definita para-autoctona. Perché questo? Perché in realtà non è né una specie aliena a tutti gli effetti né una specie autoctona a tutti gli effetti, perché il fagiano è stato introdotto in Italia in tempi molto remoti, tempi molto storici. Infatti, il nome scientifico, tra l'altro, Phasianus colchicus, ci dice la sua origine, quindi viene dall'est Europa, dall'Asia, Asia barra est Europa, ed è stato introdotto poi per scopi ornamentali. E anche per caccia proprio nell'Europa occidentale. E come vedete, esiste questo dimorfismo sessuale tra il maschio e la femmina. Cosa vuol dire dimorfismo sessuale? Vuol dire che il maschio e la femmina hanno un aspetto completamente diverso. Dimorfismo, due forme diverse a seconda del sesso. Un altro animale è la quaglia, che sicuramente conoscerete. La quaglia è un animale veramente piccolo, con una colorazione marrone, mimetica per non farsi vedere dei predatori in mezzo all'erba alta, e il canto della quaglia è facilmente individuabile. È molto più facile sentire la quaglia rispetto a vederla, perché proprio è un animale che si nasconde, è piccolo e mimetico. Il canto è molto caratteristico, è proprio ritmico, fa ta-ta-da, 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 proprio tipico e inconfondibile. La quaglia, poi, a differenza del fagiano, è un animale migratore, che quindi si sposta a seconda del periodo dell'anno. L'inverno lo trascorre in Africa, mentre la stagione riproduttiva, quindi la bella stagione, la trascorre invece da noi, in Europa. Di solito, se vedete delle quaglie d'inverno, è perché sono degli animali che vengono rilasciati dai cacciatori, animali d'allevamento che vengono rilasciati dai cacciatori. E poi ci sono finalmente gli uccelli rapaci, che sono animali abbastanza carismatici, appartengono a tre ordini: strigiformi, accipitriformi e falconiformi. Gli strigiformi, nello specifico, sono notturni, per esempio la civetta, il barbagianni, l'allocco, la siol, il gufo comune, il gufo di palude, che per cacciare usano l'udito, mentre accipitriformi e falconiformi sono diurni, quindi il gheppio, il falco pellegrino, la poiana, il nibbio reale, il nibbio bruno, per citare alcuni dei più famosi, che invece usano la vista. E perché abbiamo questa differenziazione così importante? Perché chiaramente, se un gruppo di animali caccia di notte e l'altro gruppo caccia di giorno, questo riduce la competizione.
Immaginatevi se i rapaci notturni e i rapaci diurni cacciassero tutti nello stesso momento della giornata, ci sarebbe un sovraffollamento perché condividerebbero praticamente le stesse risorse trofiche e questo porterebbe a una competizione molto spinta. Invece, se si caccia in momenti diversi della giornata, questo appunto riduce la competizione e favorisce la sopravvivenza di entrambi i gruppi. Vedete com'è interessante l'evoluzione? Il primo esempio di rapace diurno, scusate, notturno, volevo dire, è il Barbagianni, che tra l'altro è il protagonista del Regno di Gaul. Non so se qualcuno di voi ha mai visto il film. È un animale di medie dimensioni, sono circa 40 centimetri, ha questa faccia a cuore bianca, molto caratteristica, e la colorazione è proprio chiara, con le parti inferiori bianche. Questo è il carattere principale per cui potete riconoscere un Barbagianni di notte. Magari lo vedete svolazzare sulla strada o lo vedete su un palo e vedete proprio questa esplosione di bianco, è incredibile, che proprio vi aiuta a riconoscerlo rispetto ad altri rapaci. Solo lui è praticamente così. Gli occhi poi sono scuri. Non possiede i caratteristici ciuffi auricolari, che invece ha il gufo, tipicamente. E il richiamo è caratteristico, difficilmente udibile però. È proprio un sospiro. Ricorda una persona che sta respirando mentre dorme e non è molto rassicurante. È una roba tipo questa. Proprio un richiamo molto tipico. Tra l'altro, i contadini del Medioevo, che non conoscevano appunto il Barbagianni, non c'era una conoscenza scientifica così spiccata nel Medioevo, magari si trovavano questi animali nel fienile, perché nidificano tipicamente in costruzioni, in campagna, sentivano questi versi e li associavano poi al demonio. Quindi anche per questo poi i rapaci notturni vengono spesso associati alle streghe, ai demoni, come porta sfortuna. Deriva principalmente da questo. Il Barbagianni è prevalentemente notturno, da buon rapace appunto notturno, però può cacciare anche di giorno occasionalmente, come potete ben vedere da queste foto. E poi c'è la civetta. La civetta è comunissima, forse è il rapace notturno più comune, più facilmente visibile. Si riconosce perché ha innanzitutto gli occhi gialli, mentre nel Barbagianni vi ho detto che sono neri. Non presenta i ciuffi auricolari, proprio come il Barbagianni. È grande la metà del Barbagianni, 20 centimetri. È grande più o meno come un merlo, quindi è un animale piccolo alla fine. È una specie sinantropica. Cosa vuol dire sinantropica? Che vive con l'uomo, proprio come fa il Barbagianni, perché il Barbagianni nidifica anch'esso in costruzioni umane, proprio come fa la civetta. Spesso è possibile avvistare la civetta anche di giorno, molto più facilmente rispetto agli altri rapaci notturni. Addirittura a volte canta anche di giorno. E per i greci è un animale sacro, è legato alla dea Atena. Infatti, se vedete, il nome scientifico è Atene Noctua. Atena è la dea della saggezza, della razionalità. E da questo deriva il fatto che noi spesso associamo il gufo alla saggezza, no? Nei cartoni, per esempio, il gufo viene associato proprio come il guru, il saggio del bosco. Pensiamo, non so, anche a Ufa di Winnie the Pooh, proprio l'animale saggio, perché questo è un retaggio culturale che viene dall'antica Grecia, dove la civetta era associata alla dea della ragione e della saggezza, Atena. Poi abbiamo il gufo comune, che è proprio il tipico gufo, cioè quando si pensa al gufo, questo è il gufo, cioè proprio il gufo tipico. È grande come il Barbagianni, più o meno, quindi circa 40 centimetri, quindi vi faccio anche notare la differenza rispetto alla civetta. La civetta è veramente piccola come animale in confronto al gufo. La colorazione è diversa dal Barbagianni perché è scura e mimetica, mentre il Barbagianni vi ho detto che è molto chiaro, è un'esplosione di bianco. Gli occhi sono arancioni, nel Barbagianni vi ho detto che sono neri, nella civetta sono gialli, e presenta i cosiddetti ciuffi auricolari, che non sono però le orecchie. Le orecchie sono posizionate di lato, sono proprio dei buchi che sono posizionati più in basso rispetto ai ciuffi auricolari di lato. Quei ciuffi auricolari non servono per sentire, ma sono proprio delle ornamentazioni. Il gufo comune può cacciare anche lui di giorno, soprattutto al tramonto, ma rimane comunque molto notturno. Nei giorni invernali, però, è possibile vederlo in gruppi, quindi gregario, ai dormitori, e questi gruppi e dormitori vengono chiamati roost, che
Che di solito questi dormitori sono situati proprio davanti a delle case, nei giardini anche, in contesti urbani. In campagna d'estate, invece, in primavera e estate, nidificano nei nidi di corvidi abbandonati, quindi non costruiscono un loro nido, sfruttano dei nidi già preconfezionati, prefabbricati. E poi possiamo parlare di un argomento molto legato alle rapaci notturni, che è quello delle borre. Che cosa sono le borre? Le borre praticamente sono dei rigurgiti, quindi queste palline. Formate da pelo e ossa. Siccome gli uccelli non hanno i denti, devono ingoiare per intero le prede. E certe parti non possono essere digerite, che sono appunto i peli e le ossa. E quindi devono essere un po' espulsi, un po' alla moda delle pale di pelo dei gatti. Ecco. Uno può prendere queste borre, queste pallottole, con guanti e precauzioni sanitarie, ovviamente. E aprirle e trovare proprio i residui, le ossa di ciò che è stato mangiato dalla civetta o dal gufo o dal barbagianni, ma in realtà anche altri uccelli possono fare le borre, cornacchie, rapaci diurni, anche gli uccelli acquatici. E si può capire che cosa hanno mangiato questi animali, perché dalle ossa è possibile risalire alle specie che sono state predate, per esempio di mammiferi. Infatti, le borre possono permettere di capire che specie ci sono di mammiferi in una data area geografica? Perché, come diceva Luciano prima, i mammiferi sono prettamente notturni e quindi censirli a vista è molto più difficile rispetto agli uccelli. Per questo le borre possono essere un utile strumento per monitorare i mammiferi. Infatti c'è una valanga di letteratura scientifica in merito, addirittura sono delle risorse per estrarre il DNA dei mammiferi. E poi volevo segnalarvi questo articolo, sempre per farmi un po' di autopubblicità, che ho fatto con alcuni colleghi di università, in cui abbiamo revisionato, diciamo, a livello del Mediterraneo, la dieta tra del gufo comune, del gufo reale e dell'allocco, e abbiamo fatto un po' di ipotesi su come queste specie possono convivere. Passiamo ai rapaci diurni. Il gheppio è un piccolo falco, lungo poco più di 30 centimetri, questo è il maschio. E questa è la femmina. Differenze principali: il maschio ha il cappuccio grigio e le penne della coda, che vengono chiamate in gergo tecnico timoniere, che sono anche se mentre la femmina, vedete che è completamente marrone. E poi inoltre il maschio, se vedete, ha la colorazione delle ali, che è un po' più rossiccia, diciamo più rosso mattone. Il gheppio poi è caratteristico perché se prendete qualche strada di campagna o anche in autostrada, può capitare di vedere questi uccelli fissi in aria che sbattono le ali. Questa è una tecnica di caccia, qui sono fermi in cielo sbattendo le ali, e questa tecnica di caccia è chiamata tecnica dello Spirito Santo. È una tecnica con cui praticamente questi animali stazionano in attesa di una preda. Quindi vedete che questo animale sta guardando in basso proprio perché sta cercando delle prede, un topolino o una lucertola che passa per poi fiondarsi in picchiata e andare a prenderla. Un altro rapace comunissimo da noi è la poiana, che è molto più grande del gheppio. Come vedete, le dimensioni sono quasi il doppio. E l'apertura alare supera ampiamente il metro. È il classico rapace grosso, diciamo, che si vede in campagna. Se vedete un rapace grosso volteggiare in campagna, all'80% è una poiana. La poiana si riconosce perché possiede questi specchi bianchi, diciamo la parte inferiore delle ali è bianca. E poi possiede anche questa V bianca, diciamo, sul petto. Vedete questa zona bianca a V sul petto. Queste sono le caratteristiche principali della poiana, che vi permettono di distinguerla poi da altri rapaci di dimensioni simili, come l'albanella minore. L'albanella minore è un rapace che presenta dimorfismo sessuale. Infatti la femmina è marrone, mentre il maschio è grigio, con le parti inferiori biancastre e screziate. Questa è la femmina, vedete appunto questa colorazione marroncina, gocciolata, e questo è il maschio, che vedete appunto è grigio, con i piccoli. Questi sono animali che nidificano proprio anche in mezzo al grano, anche nelle coltivazioni. E questo chiaramente implica una gestione diversa dei campi, perché chiaramente quando il trattore va ad arare a spalciare, non lo deve fare quando ci sono i piccoli che sono in questa condizione, che sono in plumi e incapaci di volare. Questa cosa va fatta dopo che diciamo che dopo che i pulcini comunque hanno acquisito la capacità di involarsi,
Perché ricordo poi che le api sono specie protette in Europa. Quindi è vietato danneggiarli e disturbarli, come anche altre specie di uccelli. E c'è una legge apposta che si chiama Direttiva Uccelli che li protegge. Oltre all'albanella minore, però, c'è anche un altro uccello che è l'albanella reale. La prima differenza, qua confrontiamo i maschi, la prima differenza è il periodo. Perché l'albanella minore da noi nidifica e si trova in primavera e estate, e anche un po' in autunno durante il passaggio migratorio. L'albanella reale invece da noi è presente prettamente d'inverno e infatti da noi non nidifica. Quindi se vedete un uccello che assomiglia a un'albanella, se siete d'estate al 90% è un'albanella minore, in inverno al 90% è un'albanella reale. Poi ci sono altre differenze. Guardate per esempio il sottoala nell'albanella minore, è screziato, mentre nell'albanella reale è molto più pulito. L'albanella minore poi sopra le ali presenta queste strisce abbastanza caratteristiche, mentre la parte superiore delle ali nell'albanella reale è pulita. Altri rapaci, ah no, poi un'ultima cosa che volevo dirvi, le femmine invece sono molto simili, però siccome sono più difficili da riconoscere, ho deciso di non trattarlo in questo corso, vi rimando appunto a delle guide di birdwatching, ecco, di cui vi parlerà Luciano prossimamente. Poi abbiamo i ibbidi, si riconoscono per una cosa principale, la coda forcuta. Questa è la caratteristica che vi permette di distinguere da un'albanella e da una poiana. Il nibbio bruno da noi è principalmente presente in periodo riproduttivo, quindi primavera estate. Infatti il suo nome scientifico, tra l'altro, è Milvus migrans, per dire chi migra, infatti trascorre l'inverno in Africa. Il nibbio reale invece più o meno si trova per tutto l'anno, in pianura padana soprattutto lo si vede d'inverno, però comunque da noi c'è. Anche in estate, pensate nelle pianure, nelle colline in Puglia, in Basilicata, dove è facilmente visibile, o anche presso le discariche, capita di riuscire a vederlo. E quindi una prima informazione è la fenologia, quindi quando sono presenti. Una seconda è la colorazione. Guardate, il nibbio bruno è tutto scuro, mentre il nibbio reale è rossiccio. È rossiccio, quindi è molto più chiaro come colorazione. La coda poi è più forcuta nel nibbio reale. Il nibbio reale poi possiede questi pannelli chiari molto evidenti rispetto al nibbio bruno, sono molto più evidenti, e poi il numero delle remiganti primarie, che possiamo anche chiamare dita. 1, 2, 3, 4, 5 nel nibbio reale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nel nibbio bruno. Questo carattere delle dita però non usatelo come unico carattere, perché basta che un animale stia mutando una remigante e questa può non esserci. Quindi magari, non so, questa remigante viene mutata, non c'è perché le penne vengono cambiate periodicamente. Voi contate 5 dita e dite: ah sì, è un nibbio reale, però in realtà tutti gli altri caratteri sono da nibbio bruno. Quindi prendete sempre in considerazione più caratteri, non un carattere solo quando volete identificare un uccello. Poi c'è l'upupa. L'upupa è il simbolo, è l'uccello simbolo. Voi sapete bene di cosa? Di cos'è il simbolo l'upupa? Di Della lipo. quell'organizzazione. Esattamente, è il simbolo della lipu. E si riconosce perché ha questa cresta estroflettibile, il canto è inconfondibile, e questo che è onomatopeico, proprio ricorda il nome si ispira proprio al canto, ha questo volo sfarfallante con colori inconfondibili, che non sto neanche qua a descrivervi perché l'immagine è autoesplicativa, il becco è lungo, sottile, un po' ricurvo, ed è migratrice l'upupa. Trascorre l'inverno in Africa e nella stagione riproduttiva viene da noi. Come vedete, è uno spettacolo quando estroflette la sua cresta. Lo fa soprattutto quando è in stato di eccitazione o anche quando atterra. Io ho sempre visto l'upupa che una volta atterrata estroflette sempre la cresta. Qua vi ho messo un po' di richiami della quaglia, del barbagianni, della civetta, della poiana e poi anche dell'upupa. La presentazione penso che vi verrà lasciata, quindi potete andare a vedere tranquillamente poi su internet questi video. E un altro, poi un sito che vi consiglio per andare ad ascoltare i canti e i call, diciamo, degli animali, degli uccelli, è Xenocanto. Xenocanto, proprio un sito che vi consiglio. Poi passiamo finalmente ai passeriformi. Passeriforme vuol dire letteralmente a forma di passero, e gran parte degli uccelli sono passeriformi.
E i passeriformi comprendono gran parte degli uccelli canori più i corvidi. E io vi chiedo, quindi, sapendo questo, secondo voi quali uccelli sono, per esempio, dei passeriformi? Rosso. Ok? Che è questo, il pettirosso, poi? Codirosso. Codirosso, hai detto? Codibugnola, codirosso. Codibugno? Esatto. Cince. Cince. Cince, esattamente. Occhio cotto. Esatto, brava, occhio cotto. Fringuelli. Esatto, fringuello, merlo, capinera anche. E poi anche i corvidi, cornacchie, ghiandaie, taccole, sono tutti passeriformi quelli. Bene. E questo è uno dei corvidi, diciamo, è forse il corvide principale perché appunto è il corvo comune. Cioè, se pensate al corvo, dovete pensare a questo animale, che attenzione è diverso dalla cornacchia. Questo è un animale gregario che si trova in gruppi, anch'esso segue i trattori come fanno appunto i guardabuoi e i gabbiani, e si trova da noi principalmente d'inverno, perché è un animale che si riproduce nell'est Europa, però poi d'inverno arriva da noi. E il corvo si distingue dalla cornacchia. Questo è il corvo e questa è la cornacchia grigia, perché noi in Italia abbiamo due specie, la cornacchia nera e la cornacchia grigia, però in pianura di solito, a meno che non siamo al confine con le Alpi, troviamo la cornacchia grigia. La cornacchia grigia è stanziale, quindi si trova tutto l'anno da noi. Il corvo invece è solo d'inverno. E poi vedete che il corvo è tutto nero con iridescenze bluastre e violastre, la cornacchia grigia invece è bicromatica, è grigia più nera. E poi il becco nella cornacchia grigia è nero, nel corvo comune è bianco con la punta nera. Quindi sono molto facili da riconoscere. Poi anche il richiamo in realtà è diverso, il call, quindi vi aiuta. Poi c'è la lodola, che è un piccolo passeriforme marroncino, dotato di questa cresta abbastanza caratteristica, ed è un animale che tra l'altro sta soffrendo molto in Italia, e dopo vi spiegherò anche il perché. E il canto e il richiamo sono molto diagnostici, è più probabile riuscire a sentire una lodola che vederla, ma in caso la vediate in volo, si riconosce per queste penne esterne bianche della coda, le timoniere esterne, che sono appunto bianche, e contrastano con il resto della coda. E poi abbiamo la rondine, il balestruccio. La rondine ci riconosce, ma chi di voi non ha visto una rondine? La rondine si riconosce per le timoniere esterne, che sono molto allungate, soprattutto nel maschio, sono lunghissime, sono proprio un carattere che poi è un criterio di scelta da parte della femmina, come la colorazione, per esempio, nel maschio del Germano Reale. Stessa cosa. E poi la rondine ha questa mascherina rossa. Mentre il balestruccio si riconosce perché ha la gola bianca e poi, soprattutto sul dorso, se vedete, c'è questa macchia bianca che viene chiamata groppone. È proprio una caratteristica diagnostica del balestruccio. E poi, se vedete, la coda non è così lunga come nella rondine. È proprio diversa la coda. E sono entrambi animali migratori. Da noi ci sono soltanto nella stagione riproduttiva, in primavera estate e nella primissima parte dell'autunno, perché vanno a trascorrere l'inverno in Africa. Il balestruccio poi è un po' più urbano rispetto alla rondine, però si trova tranquillamente anche lui in campagna come la rondine, e fanno proprio i nidi sulle pareti, no? Questi nidi a coppa molto caratteristici, che tra l'altro è illegale rimuovere in periodo riproduttivo, perché sono anche questi animali protetti. E poi c'è la cutrettola, che è un altro animale migratore, un passeriforme migratore, che c'è da noi praticamente solo in primavera-estate, inizio autunno, perché trascorre anch'essa l'inverno in Africa. Si riconosce molto facilmente, è un animale giallo con la coda molto lunga che viene fatta sbattere su e giù. E il maschio è diverso dalla femmina perché è caratterizzato da questo cappuccio grigiastro. E la gola può essere bianca o anche gialla, dipende dalla sottospecie. Però comunque l'apparenza generale, diciamo, vi aiuta, ecco. Cioè è facilmente riconoscibile. Poi ci sono altre due specie che ci assomigliano, che sono la ballerina bianca e la ballerina gialla, che qua non ci sono, ma ve ne parleranno più avanti. Poi passiamo ai passeri. La passera Matugia e la passera d'Italia. La passera Matugia è questa. Questa è la passera d'Italia. E se vedete, le caratteristiche principali sono: nella passera Matugia la presenza di questa guancia con un pallino nero,
che è assente nella passera d'Italia, e poi la passera Mattugia ha questo collarino bianco che arriva fin dietro la nuca, che invece non arriva fin dietro la nuca nella passera d'Italia, anzi questo collarino non è evidente, non c'è praticamente. E poi anche il richiamo è abbastanza diverso, il collo è diverso per queste due specie di passeri. E poi la passera Mattugia è molto più legata alla campagna della passera d'Italia, che invece si trova molto più facilmente nei centri urbani. E poi una cosa utile è il dimorfismo sessuale. La passera Mattugia non ha dimorfismo sessuale, o comunque molto poco marcato, il maschio e la femmina sono praticamente uguali, mentre nella passera d'Italia vedete che il maschio è completamente diverso dalla femmina. Un'altra specie è il saltimpalo, che si trova in pianura principalmente d'inverno, e vedete proprio il saltimpalo a confronto con una femmina di passera d'Italia, giusto per darvi un'idea delle dimensioni. È presente a dimorfismo sessuale, il maschio è un po' più colorato, questa mascherina scura, e si riconosce perché è un animale che sta su posatoi molto evidenti, come appunto arbusti o pali, e agita anche lui la coda su e giù come fa la cutrettola, e è proprio un animale che sta su questi posatoi alti perché aspetta che passino degli insetti, appena ne passa uno si alza dal posatoio, cattura l'insetto in volo e poi ritorna sul posatoio aspettando che passi un altro insetto. Poi abbiamo i cosiddetti fringillidi, quindi tutti quegli animali che appartengono alla famiglia del fringuello, che sono il verdone, Chloris chloris, facilmente riconoscibile perché è verde, letteralmente verde, e ha questo becco conico molto sviluppato, che c'è anche nel passero, che è un becco tipico da animale che ha una dieta granivora, e poi quindi si nutre di semi, e poi il cardellino, che si riconosce per questa mascherina rossa e bianca con queste strisce gialle sulle ali. Poi c'è una leggenda molto interessante del cristianesimo, per cui in realtà il colore del cardellino, questa mascherina rossa, è dovuto al fatto che quando Cristo fu crocifisso, secondo la religione cattolica, secondo diciamo, una leggenda medievale legata alla religione cattolica, un cardellino arrivò da Cristo e cercò di togliergli una spina dalla sua corona, e nel fare ciò si macchiò per sempre con il sangue di Cristo. Per questo motivo il cardellino ha questa mascherina rossa. Poi c'è il fringuello. Questa è la femmina, marrone, fa letteralmente schifo. In confronto invece al maschio, che è bellissimo, perché ha questa colorazione col petto rosso, il dorso brunastro e questo fantastico cappuccio blu. Però in pianura è più facile vederlo d'inverno in grandi gruppi e il maschio ha una colorazione un po' più smorta. Vedete che per esempio il cappuccio non è più blu come prima, è più verdastro, ecco, anche l'intensità del marrone del dorso è minore. Ok, ho quasi finito. Abbiamo poi questi animali che sono le berle, che sono degli uccelli, dei passeriformi molto interessanti. Nello specifico vi voglio parlare della berla piccola e della berla maggiore. Sono dei passeriformi dotati di una vista eccellente, di un becco adunco. Guardate questo che beccazzo che ha, e artigli molto sviluppati perché sono degli uccelli predatori. Si nutrono appunto di altri uccelli, di invertebrati, mammiferi e altri animaletti, insetti anche, che conservano in dispense. Infatti li infilzano, per esempio, su staccionate o su rovi, una volta catturati, proprio per avere una dispensa per uso e consumo futuro. E stanno di solito su posatoi elevati o su fili, facile vederli in quelle condizioni. La berla piccola da noi si trova nel periodo riproduttivo, mentre la berla maggiore c'è da noi d'inverno. Quindi già questo vi aiuta a distinguere le due specie, oltre alla colorazione, che è diversa. Praticamente la berla maggiore è principalmente grigia, mentre la berla piccola, il maschio ha questo contrasto tra la parte superiore grigia e le ali marroni, mentre la femmina, appunto da buona femmina di uccello, mi spiace dirlo, ma ha questa colorazione orrenda, mimetica, che in realtà poi ha un suo motivo. Le femmine sono più mimetiche per i maschi, rispetto ai maschi, perché le femmine si occupano di solito delle cure parentali e quindi non devono essere viste dai predatori, mentre i maschi di solito sono appariscenti perché devono attirare le femmine. Qua abbiamo dei canti, dei call, ve li lascio se volete appunto andare a sentirveli più avanti, del fringuello, cardellino, cutrettole, allodola. E poi, ultimissimo argomento di cui voglio parlare, è la crisi dell'avifauna di pianura. L'avifauna della pianura
se la passa da schifo, proprio detto molto francamente, è in crisi. Perché questo? Perché, come io ho anticipato prima, la pianura è ampiamente disturbata e inquinata dalla presenza dell'essere umano. Non so se avete visto l'ultimo rapporto LIPU. È stato calcolato questo Farmland World Index, è un indice sull'abbondanza delle specie agricole, e tra il 2000 e il 2023 c'è stato questo declino pazzesco di queste specie di pianura, tra cui il torcicollo e il calandro di cui non vi ho parlato, ma vedete che qua invece ci sono tutte specie di cui vi ho parlato. Il saltimpallover, la piccola, pass le passere, la lodola, il verdone, rondine e cutrettola, che hanno avuto dei cali pazzeschi. Oltre il 50% della cutrettola, ma siamo là più o meno. In un periodo, in un lasso di tempo che a mio parere è breve per un fenomeno biologico. Le popolazioni degli uccelli agricoli italiani sono diminuite del 36% dal 2000 al 2023 e in pianura la metà degli uccelli è andata persa. È gravissimo questo. Ma perché? Perché le cause principali sono i pesticidi, che sono veleno per gli uccelli, perché pensiamo a tutti gli insetti, o ai semi o ai roditori di cui si nutrono gli animali che accumulano questi pesticidi, che chiaramente poi nella catena alimentare si trasferiscono agli uccelli, uccidendoli. La caccia, il bracconaggio, soprattutto dei passeriformi. Pensiamo al cosiddetto spiedo bresciano, che veniva fatto e penso che adesso tuttora venga ancora fatto anche col bracconaggio, dei passeriformi proprio. L'agricoltura intensiva, che sottrae habitat, vi ho detto prima, e appunto ciò porta alla perdita di habitat. E questo declino però non è che c'è solo in Italia, c'è anche nel resto d'Europa. In questo studio, che io consiglio di andare a vedere, si vede proprio un campionetto dell'abbondanza di uccelli tra il 1980 e il 2017, qua nel Regno Unito e qua in Europa, nell'Unione Europea. Vedete che queste barre, più sono alte e più la perdita è significativa, è alta. Diciamo, più la barra è alta, più la perdita è alta. Vedete, no? 0, meno 20, meno 40, il cambio in milioni di individui nella popolazione. E vedete che negli ambienti umani modificati dall'uomo, e nelle praterie, negli ambienti cespugli, quindi ambienti prettamente di pianura, ci sono stati i cali maggiori. E questo è terribile, e stiamo parlando di milioni gli uccelli. Adesso facciamo una parte più interattiva e applichiamo quello che vi ho spiegato. Facciamo proprio dei quiz. Penso che un pochino di tempo sia rimasto e vorrei che voi provaste a riconoscere questi uccelli. Partiamo da questi. Esatto, Cardellini. come mai dici cardellini? Ma Cosa? dalla macchina, dal giallo e dalla Perfetto, testa rossa, insomma, ecco. ottimo. Questo? Tavola maggiore. Ok, ottimo. Però facciamo anche parlare gli altri. Ok, però bravo, ottimo, perfetto. Gli altri? Gabbiano. Ok, che gabbiani abbiamo qua? Per esempio, questo che gabbiano è? Reale? Ok, per quali motivi? Ecco, Le ali più grigie chiare. dal punta del becco rossa. Esatto, con il becco giallo che è appunto questa punta rossa. E questi invece? Gabbiani comuni. Come Come mai dite gabbiani comuni? La testa nera. Ok. E poi il Le becco zampe e le zampe? rosse. Perfetto, esattamente. Questa invece? Cicogna bianca. Ok. Questo è tosto, perché è tagliato, però forse qualcuno riesce a dirmelo che cos'è. È un ibis, Brava! forse. È un ibis. Perfetto, un ibis sacro. E anche questo, però questo è forse un po' tosto, ecco. Però cicogne bianche queste. Perfetto. Poi, questi, dai, questi sono per pro. Dai, vediamo chi ce la fa. Inibi, Otto Poiana, Poiana, Inibio, Bruca. Bruno sopra. Esattamente. Inibio, Bruno e Poiana. Perfetto.
Bravi ragazzi. E questi invece? Nibbio reale. Nibbio reale sotto. Scusate, non ho capito. Sotto qual è? Nibbio reale. Perfetto. E sopra? Nibbio. Il quale? Bruno. Nibbio Bruno. Ok. E quali sono le caratteristiche che qua vedete che vi aiutano a distinguerli? Il colore, la coda cosa V più compiuta. Accentuata. Esatto. E poi anche vedete il colore, poi anche il sottoala, no? Che è molto bianco nel nibbio reale ed è molto più scuro nel nibbio bruno. Ottimo. Abbiamo quasi finito. Questi che sono? Peroni. Bianco. No, guarda Guardaboi. Sono guardaboi. Ah. Sono guardaboi. Infatti vi ho detto prima che il guardaboi è tipicamente gregario. Infatti se vedete un gruppetto di piccoli aironi molto grande, sono quasi sicuramente i roni guardaboi. Vedete, poi sono piccoli, poi hanno il collo che è molto corto, se vedete in proporzione. Mentre l'airone bianco maggiore è grosso, è sinuoso. Però appunto in gruppi così grandi è molto raro vedere l'airone bianco maggiore, cioè proprio la gregarietà vi aiuta anche a capire che sono i roni guardaboi. Questo. Anzi, prima domanda, quante specie ci sono qua? Tre. 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 Tre, esatto. Quali sono? Bianca. Conia bianca, nera e forse un cenerino. Esattamente. Esattamente. Vedete, cicogna bianca, poi cicogna nera, questa potrebbe un po' ingannare, ma vedete, no? Che si intravede la testa col collo nero e poi l'airone cenerino, poveraccio, lo stanno pestando le cicogne. E questi? I viere dorati e Viveri dorati pavoncelli. e pavoncelle. Quante pavoncelle vedete? E quanti piveri dorati vedete? Pavoncelli. Due pavoncelle. Tre pavoncelle. Tre pavoncelle. Due. Due. Due Questa pavoncelle. e questa. Quella. Viveri dorati. Uno, due, tre. Ingannato la. Sei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vedete proprio le caratteristiche delle arrotondate nella pavoncella?